Scusate la trepidante, lungo e noioso, brutto reel da pessimo streamer quale sono, ma ben ritrovati in questa nuova parte di live dove inizio a fare gameplay di... continuare il gameplay di questo giochino qui, Vietcong, che Sheldama alla follia perché dice che vuole bruciare campi di riso della povera gente, quindi... Contento Shield, adesso inizio il tuo gioco preferito. Se qualcuno sta cercando un clutch, ne vedo uno appena revisionato, 500 euro a pochi chilometri. No, i tuoi fetenti clutch non li vogliamo. E come sempre, ragazzi, nel partire, prima di partire, vi invito a passare durante la mia stream, che trovate il link nella descrizione. Che cavolo, ho fatto un giro di parole allucinanti. Invito a passare durante la mia stream che trovate nel link della descrizione. No, vabbè, in basso nella descrizione c'è il link al mio canale Twitch. Venite perché mi fa piacere venire a chiacchierare non solo in IRL, ma anche durante i giochi con voi. Abbiamo parlato fino adesso del PS1 Classic Mini. Se qualcuno volesse continuare a farlo, di parlare di che giochi vi aspettate, potete anche dirlo adesso. Raga, Vietcong è un gioco del 2003. A sto punto, secondo me, pensando agli anni in cui è stato fatto questo gioco, il 2003, a sto punto mi aspetto anche i computer, quella mini, i mini computer con i giochi vecchi dentro. Questo, raga, è il suono che il CD è stato inserito. Mazzuna, che gesto! Che ha qualche segno di attivizio, ma il resto è ok. È i miei segni, dici tu. Certo che si trigger oggi sta proprio spruzzando merda e simpatia allo stesso momento. Dite che arriveranno prima o poi i gameplay no, i gameplay. I mini PC. Fatti come le mini console con i vecchi giochi PC dentro. Ci mancano solo quelli, raga. Vietcong, ragazzi, siamo rimasti dentro alle caverne alla ricerca del soldato, dell'amico collega scomparso. Thing. Perché mi posti la pagina Wikipedia di The Thing? Scusate, ragazzi, vi ho fatto attendere troppo per vedere qualcosa di giocato, ma mi sono scocciato di aspettare. Andate a Ma farvi se viene non fottere, la i vostri rispondo manco al bastardi! citofono. Oh Cristo, quello è Marv! Avanti, amico, resisti che vengo a prenderti! Cioè, tu giocavi così, sì. Ehi, anh hãy giáp tải tù binh đi, còn chúng tôi phải trốn thôi. Tất cả xuống ngầm, chúng ta phải tìm ra được kẻ đột nhập. Các đồng chí! Figa, questo non mi ha dato manco il tempo di salire. Perché non l'hai visto in lista? Dovrei trovare qualche modo per procurarmelo, sto The Thing. Che non ce l'ho. Andate a farvi fottere, rossi per caso c'è su GOG? Oh Cristo, quello è Marv! Avanti, amico, resisti che vengo a prenderti! GOG.com, non conosci? Ma sta girando su una Heretic, se si nota dall'illuminazione. A 1080 Ti, perfetto. Questi stronzi potessero pure mettere 1080 Ti.
Questo è andato a finire con la faccia nel muro. Eccolo il kit. Grande. Devo ricurare. Come cavolo hai fatto, Easy, tu a superare sta parte e a sparare solo col mitra? Follia pura. Non c'è. Peccato. Sarà un po' difficile allora che io riesca a procurarmelo, vediamo. Su eBay quanto costa? È rialto un metro. Torrent. Ma i torrent non sempre funziona. Oh, qua sono ritornato giù. Aia. Merda, 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 bastardi. Speriamo di trovarlo in tempo. Hotel 6, qui Cobra 1. Mi ricevete? Passo. Cobra 1, qui 6. Passo. Sei qui Cobra 1. Brutte notizie. È probabile che Marv sia ferito. Anche per i nuovi non so se ci siete ancora. Passo. Cobra 1, qui sei. Ricevuto. Cerca di localizzarlo e salvarlo. Noi sorvegliamo la zona dall'aria. Passo. Sei qui Cobra 1. Affermativo. Attenti con quegli elicotteri, sei. Se vedono un supporto aereo lo fanno fuori. Cobra 1, chiudo. Questo è un gioco che fa parte di una lista che ho postato sulla mia pagina Facebook di tutta la roba che porterò in live. L'ho già iniziato, come avete già visto, però potete recuperare se volete i gameplay sul canale YouTube. Fa parte del retro gaming perché è del 2003. Si chiama Vietcong ed è un FPS che non avevo mai giocato. Infatti per me questa è una blind run, ma avevo sempre desiderato farlo. Un arsenale. Farei bene a rifornirmi. Farei bene a rifornirmi, ma ci sono solo pistole. Io mi tengo questa, perché quelli... i nemici qua dentro usano la revolver. Cavolo di Vietcong, in ste grotte avevano schiavato pure le clace. Non spieghiamo. Possono sparire. Deve esserci un'altra. Il gioco ti fa fare le morti da proprio da Twitch fail proprio. Cioè. Camminare così. Follia. Follia. Non possono sparire. Deve esserci un'altra galleria. Che poi, scusami. Dov'è la trappola qui? Ah, eccola qua. Dannati pungi.
È impossibile non morire là. Per uno che ha fatto, cioè, per uno che sta facendo una blind run e non lo sapesse. Sta cosa delle doppie direzioni mi dà un fastidio. Ma poi come diavolo fanno a trascinarsi uno per tutte ste cavolo di cunicoli? Sto cominciando a diventare un po' ripetitivo, eh. Da dove sono venuto, vedi, cioè uno si perde pure qua dentro. Allora, a sinistra siamo andati. Più che altro cunicoli che finiscono così, scavati per quale motivo? Utili, no, vabbè. Vedi che con queste modalità di combattimento qui, i Vietcong hanno sopraffatto gli americani, perché praticamente sbucavano ovunque. Poi gli americani, stando sottoterra, non li individuavano facilmente. Grazie a Dio, tanto dell'aria fresca. Ah, sono finiti sti cavolo di conigoli, di mendesi di tre. Hotel 6, qui Cobra 1, passo. Cobra 1, qui Hotel 6, vieni avanti, passo. 6, qui Cobra 1, sono all'esterno, vicino alla linea blu. Vedo un villaggio sull'altra riva. Non ho ancora trovato il nostro uomo, ma potrebbero averlo trascinato di qui. Passo. Cobra 1, qui sei. Ricevuto. Occhio, i Charlie potrebbero essere vicini. Mando gli elicotteri, sta pronto con i fumogeni. Passo. Ricevuto, sei. Chiudo. Tra l'altro ci stava pure, ci ho trovato pure una sala operatoria sotto là. Ecco, mo nella foresta devo stare attento a quelle cazzo di mine C4. Merda, il C4 è saltato. I Charlie mi saranno alle costole. Vediamo sto coso come si comporta. Ciao bel Buster. Boh, non lo so, Easy, come gli asiatici sono sempre stati un po' male. Bel Buster, io e Shield ci stiamo vedendo quella serie. Quella serie Netflix che tu ci hai consigliato, a Grezzo Co, ma è allucinantemente assurdamente bella. Cobra 1, qui Hotel 6, rapporto, passo. Hotel 6, qui Cobra 1, la zona è calda. L'elicottero qui non può atterrare, passo. Cobra 1, qui 6, ricevuto. Ho un altro piano. C'è un campo dell'LLDB risalendo il fiume. Muoviti in quella direzione. Troveremo il modo di tirarti fuori. Passo. Hotel 6, qui Cobra 1. Ricevuto, passo. Mi onora questa cosa che dici. Devo seguire il fiume per avvicinarmi alla zona vicino al punto delta. Ma questo è il fiume? Dovrei andare di qua. No. Ti fa malissimo il suo figlio. Sono contento che vi piace. Ma ci stiamo sputtanando dalle risate proprio.
Una cosa, ma tu l'hai guardata su Netflix? Un po' questo, no? Su Netflix le parte quando Rezuko si incazza e inizia a cantare in death metal. Sono tradotte, ce l'hanno almeno i sottotitoli in italiano. Mi sa che devo attraversare il fiume perché sento l'elicottero. No, purtroppo no. Allora, proprio il doppiaggio italiano. Perché Shield abbiamo trovato un video dove ci sta addirittura in inglese. Dove addirittura è stato assunto probabilmente anche un cantante professionista che doppia le parti quelle incazzate di succede quando salta. Qui c'è il male, quando non hai voglia di giocare o di scegliere un film, ti fa guardare qualcun altro che gioca per te. Oh, ma figurati, bel basso. Mi fa un giro dove puoi guardare qualcuno che guarda la TV. Ma guarda, secondo me se cerchi nella stream lo trovi. Qualcuno che sta streamando a lui mentre guarda la TV. Dai, tira fuori la capace. Lo stronzo che mi ha ucciso prima.
Ah no, sta più avanti quello che mi ha ucciso prima. Oh my god. L'hai trovato? Ma no, così. Vedi, a questa cavolo di Magnum mi ha quasi ucciso. Oh. E non c'ha manco il kit. Non voglio cercarlo veramente. Ma ormai ragazzi, Twitch ci sono stati tutti. Che roba è? Una specie di assegno comunista? Un assegno comunista. Cioè, come se la gente dovrebbe interessarsi veramente a ogni cacchio di cosa di quello che fa una persona. Calcolo che una volta io ho trovato in live, non so, probabilmente qualcuno lo fa ancora, gente che streama la sua giornata, cioè si portava dietro la telecamera e streamava qualunque cosa facesse. Vabbè, chiaramente a parte le cose intime, però tipo lo beccai che stava lavando i denti, cioè. Assurdo. Ci sta pure chi fa le live di 48 ore, quello pure per me è nata assurdità. Mi piacerebbe farla, però mi sembra veramente esagerare. Già mantenere le persone per 2-3 ore è una faticaccia, figure di 48. Hotel 6, qui Cobra 1. Contatto con una piccola squadra di Vietcong. Sì, sì, ho guarda. Ho raggiunto il villaggio sì. Vicino al punto Delta. È vuoto. Pare che i civili l'abbiano lasciato un paio d'ore fa. Devono essere fuggiti in fretta. Tutta la loro roba è ancora qui. Sì, vabbè, quello è sempre il problema quello lì, eh. Cobra 1, qui sei. I rapporti segnalano una grossa presenza di Vietcong. Prosegui a nord. Gli LLDB ti preleveranno da quelle parti. Passo. Ricevuto, 6. Cobra 1, chiudo. No, per me quella non è una cosa da bannare. Perché non ci sta nulla di male a stare in top in live. Chi sta nudo, sì, vabbè, quello là è giusto che viene bannato, perché se vuoi stare nudo vai sui siti appositi e fai webcam su quei siti lì, non vieni su Twitch. Però chi sta in abiti succinti per me fa può starci tranquillamente. Tanto scemo è chi gli dà soldi. Ma tu sei davvero vivisecto? Immagino lui fa, ma tu sei davvero Vivisecto? Sì. Chiave da mamma! L'ho ucciso a quello, credo che non sia qua. I mortacci d'armi c'hanno sti bastardi. Oddio, sott'acqua. Ma che cazzo è?
cammina sott'acqua. Tutto a posto. Ma sono emerso dalle acque proprio. Ma un kittino no, No, quasi non me lo volete da. Questa cosa è del topless. No, Alfio, ancora no. In topless non ho mai beccato nessuno in streaming, sincero. Oh, questa è la mitragliatrice. Grazie al cielo è arrivata la cavalleria. Bene, grazie al cielo è arrivata la cavalleria. L'ho massacrati, Dio santo. Cazzo di fail, guarda. Mi hai ammazzato tu. L'arma giusta. Tacci tu. Che poi tra l'altro c'è sta barca che formule qua. Questi però sparano a me. Ha senso. Vabbè, andiamo via. Grazie al cielo è arrivata la cavalleria. Ciao, americano. Noi è qui, vieni. Sei qui, Cobra 1. Sono a bordo, diretto verso casa. Passo. Buonasera, Coltness. Ben fatto, Hawkins, ma sta attento. Freschissime acque, sì. Lungo la linea blu. Passo. Sei qui, Cobra 1. Ricevuto, signore. Terremo gli occhi spalancati. Chiudo. Delta del Mekong, Milano, sì. Siamo lì. Giù di lì, insomma. Nessuno di questi due stronzi mi cura. Sta piovendo, eh? Lo so, raga, lo so, fatemi qualche donazione, dai, oppure comprate da Amazon, così mi aiutate ad accumulare qualcosina senza che a voi costi nulla, oppure fate l'iscrizione con Prime volendo al mio canale, mi date un piccolo aiuto, dai, così mi compro questa scheda video buona per giocare a dettagli, dettagli maggiori.
Manca ancora molto, Easy, per finire questo gioco. Nuipec, Napoli. Nuipec. Hai passato una bella avventura, Steve. Maledette gallerie. È un incubo là sotto. La prossima volta fateci andare quel sorcio di Defor. Ah, sì? E perché non te, ciccione? Troppo grasso, eh? Taci, culo stretto. È probabile che il tizio che abbiamo perso su quella maledetta strada francese, sergente Marvin Fisher della A253, venga tenuto in questo villaggio, vicino a dove sei sbucato dalle gallerie. Dobbiamo salvarlo. E lo faremo, sta tranquillo. Ma un'operazione diurna è troppo rischiosa. Secondo quanto ha detto Steve, uscendo da là sotto, l'area brulica di Charlie la stanno usando da base per distribuire armi e cibo alle cellule locali. Così ci andrete stanotte. Non abbiamo mappe aggiornate della zona, perciò dovrete sfruttare l'iniziativa e Nat. Un elicottero vi inserirà a buona distanza dal villaggio. Dovrete farvi strada nella palude e controllare la zona. Una passeggiatina nel fango. Eppure di notte. Grandioso. Sì, Steve, vi piacerà. Gran parte dell'area è allagata, ma Nat dice che è in grado di trovare una strada per il villaggio. State in guardia e se trovate dei Charlie, lasciateli perdere. Il vostro obiettivo è il villaggio e l'elemento sorpresa è fondamentale. Se Kong sa che noi arriva, allora uccide uomo. Nat vi guiderà al villaggio. Una volta lì, Crocker e lui manterranno una posizione sulla collina che domina l'abitato. Defore e Ornster bloccheranno la zona tra il villaggio e la giungla. Bronson e Hawkins si infiltreranno nel villaggio. Bronson, tu piazzerai una sorpresina esplosiva vicino alla capanna che usano da magazzino. Oh, secondo me, Hawkins, se una scheda video migliore si vedrebbe come Cyberpunk 2077. A quel punto, no? Datevela a gambe. L'area d'atterraggio è lì vicino. Un elicottero sorvolerà la zona, perciò riuscirete a sgombrare in fretta. Se le cose si mettono male, potremo contare sugli artiglieri di Pleiku e sul supporto aereo. È tutto chiaro? Sì, chiaro, signore. Lo riporteremo sano e salvo, signore. Ma non me ne fa vedere le medaglie, ho preso due medaglie. Vabbè. Aspetta. Niente, non me le fa vedere, vabbè. Andiamo avanti. Affronto la missione. E la madre. D'accordo, manda via di qui quel pennone. Falco Nero, qui Volpe Grigia. Mi ricevete? Passo. Volpe Grigia, qui Falco Nero, ricevuto. Passo. Falco, riferite a Hotel 6 che l'inserimento è riuscito. Dirigiamo al punto Baker. Missione di notte, mi mancava, aspettavo. Volpe Grigia, qui Falco Nero. Giro il messaggio a 6. Buona fortuna, passo. Falco Nero, qui Volpe. Fate un buon ritorno a casa, ragazzi. Chiudo. Ma non c'è un visore notturno? Tutta la zona è allagata. Dobbiamo seguire l'azimut per il punto Baker. Nat ci guiderà laggiù. Andiamo. Infilarsi di notte in ste cavolo di acqua. Si vede una pippa, non ho un visore. Thank you.
Madonna, non si capisce dove, dove cavolo andavo. E manco qua, E dove cade andà? Sono totalmente perso. Questi due non fanno da guida, no? Andiamo, sergente. Tutta la zona è allagata. Dobbiamo seguire l'azimuth per il punto Baker. Nat ci guiderà laggiù. Colonna. Guidaci al punto Baker. Sì. Chi è che coltellazzo che c'ha? È una spada, non è un coltello. Bel bagnetto. Voi l'avreste fatta sta cosa di camminare così di notte dentro a sta roba? Ma mica state scrivendo e la chat non funziona? Mi sa di sì. Anzi, di capanna. Hotel 6. Ah, nessuno. Di volpe grigia. Siamo ancora lontani dall'obiettivo. Abbiamo trovato un capanno. Passo. Volpe grigia, qui sei. Non ci risulta. L'area dovrebbe essere sgombra. Controllatelo, ma attenti a non allertare il nemico. Passo. Sei qui, volpe grigia. Ricevuto. Chiudo. Va in testa, Nat. Thank you.
Dai, no. Come c'è la dirti che la chat non funziona se non funziona? Il PM anche, sì. Andiamo. Vai in testa, là. Sì, non sì. Io aspetta, altro uomo. Che palle sta missione. Ma non esce un coccodrillo una roba? Non è possibile. Ma un'anaconda. Dobbiamo raggiungere il punto Baker. Ci guiderà Nat. Tu questa la ricordi, sta missione, si trigger. Svegliati tutti da qui allo Utah. Beccati questo, figlio di puttana. Ma da dove uscì questa mano? Vai in testa, Nat. Ah, tanzi. Buon appetito, bel Buster. Almeno una medusa, sono stato mozzicato punto. Ah, ti è morso una medusa quest'estate. Aspetta, altro uomo. Mi spiace. Mamma mia, quanto è simulativo, troppo simulativo. Ma io mi aspetto che mo esca qualche... cioè che debba combattere pure qualche... contro qualche coccodrillo. Vicino. Sì. Parate a vista!
Sì, tronzi. Mi aspetta altro uomo. Andiamo. Guidaci al punto Baker. Sì, sì. Che cagamento di cazzo di missione. Mamma mia. Veloce non lo potevano fare. Assurdo. Peccati questo, figlio di puttana. L'ho ucciso, vai. Avanzate. Seguitemi. Notte tesoro. Madonna, che missione bruttissima, raga. Sto gioco sta perso parecchi colpi questa missione. A parte non si capisce un cazzo, non si vede niente. Ma poi c'è... Cioè, è bruttissima. Questo li avrà svegliati tutti da qui allo Yuta. Pensate questo, figlio di puttana. Disperdetevi!
Però mossa sta cominciando a diventare leggermente cagacazzi, eh. Cioè. Che missione di merda, mamma mia, ma ci deve stare un visore notturno, scusatemi, però. Perché, cioè. Ma ok, ok tutto, però. Nel world di usare, ricaricare, mirare, camminare, chinarsi. No, non c'è. Armi, pistola, binocolo, torce elettriche. C'è il visore notturno. È incredibile, raga, perché c'è. Oh, per carità, tutto quello che volete voi, però mamma tantissimo. Questo li avrà svegliati tutti da qui allo Utah. Niente, raga. Non c'è verso di andare avanti. Che cazzo. Fuoco a volontà. Nat, portaci fuori da questa palude merdosa. L'obiettivo è il punto Baker. Nat, anzi. Mi aspetta altro uomo. Fuoco a volontà. Vai in testa, Nat. Sì, Tonzi. Noi aspetta altri. Zitti ora.
arrivo io! Mamma mia, ragazzi, ce la faccio più. Mi sta facendo già esaurire. Non me l'aspettavo, sinceramente, questo gioco. Mi aspettavo la difficoltà, ma non si livelli. Peccati questo, figlio di puttana. Nat, portaci fuori da questa palude nervosa. L'obiettivo è il punto Baker. Sì. Io aspetto altro uomo. Seguitemi. Vai in testa, Nat. Sì. Non si può evitare questo tratto. Dobbiamo raggiungere il punto Baker. Ci guiderà Nat. Parate a vista! Scusate, ma mi sto concentrando per riuscire a superare sta cazzo di missione. Mi sta causando non pochi problemi. Ho visto, maledetto. Perché non sale? Piastre, 100 per l'esattezza. Sei, continuate come stabilito. Passo. Ricevuto, sei. Qui Volpe Grigia. Chiudo. Abbiamo superato sto punto. Vediamo. Andiamo. L'obiettivo è il punto Baker. Sì. Dai. Perché lo fanno andare così piano? Perché?
Fuoco a volontà. Una foto con due Charlie. Dov'è la ferita? Ricevuto, capo. Ah, attaccate a questo. Parate a vista. Sembrano contenti. Forse di prima della guerra. Merda. Quelli del villaggio devono aver sentito gli spari. Il villaggio dovrebbe essere ancora un bel pezzo avanti. Credo che qui siamo al sicuro per il momento. Quelli faranno fuori Marva appena capiranno che siamo venuti a salvarlo. Dobbiamo tenere giù la testa ed evitare di fare casino. Nat, portaci fuori da questa palude merdosa. L'obiettivo è il punto Baker. No, Tranzi. Noi aspetta altri. Dai, là. Che siamo da un'ora e mezza qua, due missioni abbiamo fatto. Neanche. Tranzi, noi vicini. Poi passa a cespugli qui e arriva a villaggio Vietcong. Culo. L'ho steso! Non si vede una razza, raga, non si vede un... Sono ritrovato vicino, raga. Me lo sono ritrovato. No, però. Cioè, perché l'hanno fatta così male questa parte? Sta rovinando il fascino di sto gioco. Vengono da qua. Documenti Vietcong. Ah. Che era pure la fine, guarda. Sei qui, Volpe Grigia. Mi ricevete, Passo? Qui sei, ti sento, Volpe Grigia. Qual è la situazione, Passo? Siamo vicini al punto Baker. Procediamo secondo i piani, Passo. Qui sei, bene, Volpe Grigia. Ricordate che se i Vietcong vi scoprono, fanno fuori il nostro uomo. Non dovete farvi individuare, capito? Passo. Qui, Volpe Grigia. Ricevuto sei. Lottueremo come fantasmi. Chiudo. Lottueremo come fantasmi. Nat, guidaci alla zona d'atterraggio sopra il villaggio. Fa attenzione. Non devono individuarci. Sì, Tronzi.
facendo tutto il giro della miseria qua, per non farci il dito. Ed è noi deve uccidere. Ok, dobbiamo occuparci di quei due. Nat, vieni con me. Copriteci. Prendi quello a destra. Sì, sì. Io mi occupo di quello a sinistra. Andiamo. Spettacolo qua però, eh. Bastardi! Nemico ha ucciso! È andata liscia. Ho fatto tutto un atto, raga. Rieccoti, carissimo bel Buster. Documenti emessi dal governo di Saigon. Sì, ce ne sono tre a guardia del campo. Ah, già pure aspettate un'ora, ma. Qualcuno seduto accanto al falò e altri addormentati nelle capanne. Ecco il nostro uomo. Una volta vicino do il segnale a Bronson che fa saltare una capanna. Quindi approfitto del casino per salvare l'amico e telare via di qui. Facile che sia un diario. Sei, qui Volpe Grigia. Siamo al punto Baker. Procediamo secondo i piani. Preparate un pennuto e un drago. Passo. Il pennuto e un drago. Volpe Grigia, qui sei. Supporto aereo affermativo. In bocca al lupo, ragazzi. Passo. Sei, qui Volpe Grigia. Crepi il lupo. Chiudo. Ok, ci siamo. Diamo inizio alla festa. Andiamo. Per salvare i prigionieri, i tuoi compagni manovrano le posizioni per stabilire il covid. Non puoi impartire ordini. Il tuo obiettivo è infiltrarti e minare. Non posso impartire ordini, ok. Ho dato il segnale, mo?
không biết. Nó chưa bao giờ ở đây. Chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Ừ, phải rồi. Tôi học nhiều nên bị mù đầu. Này, anh nghĩ gì về Mao? Bọn tàu khựa thầm lắm. Mày làm nhảm cái gì đấy? Trung Quốc là một nước bạn cộng sản của chúng ta. Và họ giúp đỡ... Ma glielo dato il segnale a quello, perché? Che cavolo non ha funzionato? Noi non va là! Trovo il prigioniero, lo recupero e ci leviamo dalle palle. Thôi đi mày, để tao yên. Tao mệt mỏi theo đuổi bọn đế quốc Sài Lang này lắm rồi. Còn tướng đâu? Tôi không biết, nó chưa bao giờ ở đây. Chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Ừ, phải rồi, tôi học nhiều nên bị mù đầu. Này, anh nghĩ gì về Mao? Nói về Mao hả? Đây là một trong những nhà lãnh tụ lớn nhất đấy. Bọn tàu khựa thầm lắm. Mày làm nhảm cái gì đấy? Trung Quốc là một nước bạn cộng sản của chúng ta. Và họ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều vũ khí đấy. Coltness, bella sta mappa di Quake Champions. Sì, sì, hai visto pure la grafica. Degno di una 1080 Ti. Đúng đấy. Thôi, thôi đi mà, đừng có lại nhảy nữa. Không lại phải nơi phép tới sáng mất. Andiamo. Che miseria, ma non vi devo. To, prendi queste. Trovo il prigioniero, lo recupero e ci leviamo dalle palle. Vado per primo. Ecco perché non riuscivo a farlo. Berserker a suon di pugni. Vengo ma fra una mezz'oretta. E no.
Ecco perché non mi riusciva. Chi hanno visto? Ma chi hanno visto? Mannaggia miseria. Dobbiamo pure aspettarli. Dai, you. Devo salvare. Ci vado io per primo. C'è un bel F5, eh? Così non ripartiamo di nuovo da là sopra. Che raga, è diventato difficilissimo sto gioco. Nemico avvistato! Nei giochi ci sta sempre una parte tosta. Ma qua stiamo proprio esagerando. Ma da come ho capito, me lo devo ammazzare quello. Poi sta facendo tutto la IA. Sei, qui Volpe Grigia. Siamo al punto Baker. Procediamo secondo i piani. Preparate un pennuto e un drago. Passo. Volpe Grigia, qui sei. Supporto aereo affermativo. In bocca al lupo, ragazzi. Passo. Sei, qui Volpe Grigia. Crepi il lupo. Chiudo. Ok, ci siamo. Diamo inizio alla festa. Andiamo.
Dovrebbe esplodere tutto. Lento, seguimi. Dobbiamo finire. Non capisco perché non hanno fatto saltare tutto. Sono arrabbiatissimo. Già scarico? Cosa? Come m'hanno visto? No, vabbè. Sì, mo salvo perché sono tutti coglioni. Il problema di questo gioco è che i salvataggi, eppure uccisioni quick save, sono limitati. Quindi uno deve salvare in maniera coscienziosa. Ok, questo è andato. Andiamo qua. Non rispondere perché sennò non va la missione. Sta cosa non capisco. Sand. Ok, ora ho visto dove stanno quelli là qui dentro, in teoria.
Dio mio, che difficoltà. Meno male che ho salvato qua. Ma io non capisco però, perché ma cioè veramente io non capisco. Non capisco veramente. Vedi che da lontano me lo fa fa. No, sta forse là. Che bastardato a sto livello, no? Ma è diventato di un'infamata proprio, guarda. È allucinante. Io ho capito che volete mettere un po' di difficoltà, però mi pare un po' esagerato. Vedi, ti muori tu. Senti, ma così ha funzionato. Io non lo so, guarda. È assurdo. Mi sta ricordando la missione di Medal of Honor dove sono rimasto bloccato. Mi dà un fastidio perché ti ammazzano in un nanosecondo, cioè è una cosa allucinante, In un nanosecondo crepi, cioè io come la devo fare sta cazzo di cosa? Mettiamo che se ne vanno quelli, vediamo. Mi sono alzato in un secondo,
Rovinano proprio il gameplay, cioè, quando fanno queste cose così rovinano proprio il gameplay. Guarda la vita, me l'hanno stroppiata. Ciao, tutto ok? Prego, sì. Dobbiamo filare. Missione fallita. Mannaggia Gesù. Direttamente non ce la fa. Per poco, Ma se aspettassi di poi ammazzassi quel bastardo che viene da qua. Vediamo, Se ne sono accorti invece. Vabbè, non so come, ma se ne sono accorti. Ehi, amico, tutto ok? Svelto, seguimi. Dobbiamo filarcela. Sembra un diario. Una bomba, vi. Fuoco di copertura! Via di qui, presto! Mo salvo però, via, via! Seguitemi! Già qua. Niente di grave. Ecco fatto.
Dai, sì, ci sono riuscito finalmente, Cribbio. Dopo 27.000... Dov'è? Hai ecco? Fuochi, eh? Che ne fai? Oh. Mi basta che siete ancora tutti rosso. Vi vedo. Facciamo qual è la situazione? Passo. Hawkins, chiama Betty il capitano. Rosso, qui Volpe Abbiamo Grigia. Bisogno di un taxi. Abbiamo perso il contatto col nemico. Serve estrazione immediata. Passo. Volpe Grigia, qui Betty Rosso. Atterro subito. Chiudo. Vedo il prigioniero. L'abbiamo fatta, dai. Io avevo trovato i trucchi per te. No, ma lo voglio fare senza trucchi. Ti ringrazio, veramente. Grazie per il basso, ma lo voglio preferire farlo senza trucchi. Dai, salite, compari. Arrivo, capo! Benvenuto, Drago 1. Siamo già fuori. Prosegui da inizio i festeggiamenti. Passo. Qui Drago, ricevuto Volpe Grigia. Diamo una bella scaldata. Chiudo. Una bella scaldata. Tanta fatica, raga, ce l'abbiamo fatta. Ora aspetto il salvataggio. Beh, siete stati grandi l'ultima volta. Grazie, capitano. Non c'è niente di meglio di un giretto notturno nella palude illuminata dalla luna e dai proiettili traccianti. Vi sentite poetici, eh? Bene, perché nella prossima missione dovrete collaborare con dei poeti. Poeti? Dopo l'attacco al villaggio vicino al fiume Kebana, i Charlie sono andati in... Ok, salvataggio rapido c'è. Direi di uscire. Ragazzi, vi ringrazio per questa compagnia durante questo gameplay straziante, soprattutto chi ha guardato questo video da YouTube. Io adesso andrei a cenare, quindi ci rivediamo dopo cena con il solito Quake. Stay nerd, stay pizza. Non ve ne andate dalla live.